Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Hola, salve. Radio Roma Futura inicia. Dialogando con Latinoamérica. La primera, la prima parte del programa en lengua italiana. La segunda, la segunda parte del programa en lengua española. Que tengo que dejarte. Y andiamo con la prima parte, dai. Pero estaremos juntos. Come tutti i mercoledì siamo qui con te nella prima parte di Dialogando con Latinoamérica. Un viaggio di informazione e musica per le affascinanti e contraddittorie terre latinoamericane. La parte tecnica lo abbiamo a Lorenzo il Magnifico, il superfonico Lorenzo Lodo. E a condurre questo viaggio ci sono io, il flaco Alberto Polinori. Allora dai che si parte. Ce ne andiamo all'aeroporto di Fiumicino a prendere l'aereo. Qui a Roma oggi ha fatto soltanto 40 gradi. Adesso fa 25 gradi. Il cielo è limpido. Dai, forza Fiumicino! Siamo arrivati a Buenos Aires, Argentina. A Buenos Aires sono le 18:06, fa 17 gradi, il cielo è nuvoloso. E le notizie dell'Argentina. Marcia d'appoggio al giudice Cabral e contro il governo che toglie autonomia al potere giudiziario. Si
è realizzata ieri la manifestazione convocata dai giudici, procuratori, avvocati e funzionari giudiziali. Una manifestazione che ha percorso le strade del centro di Buenos Aires e ha chiesto la reincorporazione del giudice Luis Cabral, rimosso dalla Corte di Cassazione qualche settimana fa, e per protestare contro il kirchnerismo che va togliendo sistematicamente autonomia al potere giudiziario. I manifestanti portavano cartellone con le scritte: la Repubblica non si negozia, io sono Nisma. Alla folla ha parlato il titolare dell'Associazione dei Magistrati, Ricardo Recondo, che ha criticato ai funzionari militanti e affermò: non permetteremo che si giochi con la indipendenza del potere giudiziario e con la democrazia. Alle manifestazioni sono aderiti anche i dirigenti politici dell'opposizione e diverse associazioni. Mentre che il giudice Cabral dichiarò: i giudici indipendenti sono una palizzata a tutti i poderosi che vogliono schiacciarci. Alla manifestazione parteciparono più di 5.000 persone. Il vice ministro di giustizia, Julián Álvarez, ha trattato di minimizzare la manifestazione e l'ha questionato perché dice che ha un senso politico. Sì, meno male. La Suprema Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto a decidere la morte dignitosa. Sentenza storica è la vicenda di Marcello Diez, un uomo che di più di 20 anni si trovava in stato vegetativo e per il quale le sue sorelle venivano combattendo una battaglia legale perché lo lasciassero riposare in pace. La decisione l'ha confermato il Tribunale Superiore di Giustizia di Neuquén, regione ubicata al sud dell'Argentina. Diez aveva sofferto un grave incidente il 23 ottobre 1994, quando aveva 30 anni. Era stato investito da una macchina mentre sorpassava un camion con la sua moto nell'autostrada 22. Ma la Corte chiarisce che la morte dignitosa non è lo stesso che l'eutanasia. Sollecitare il cese del supporto vitale non significa che è una pratica eutanasica, cosa vietata dalla legge. Invece questo costituisce un'astensione terapeutica e questo sì è permesso. E ora sì, ora andiamo con la musica dell'Argentina e ascoltiamo al mitico Charly García con il brano di Quique Guzmán, Popotitos, dai! Amor, entero es de mi novia Popotitos.
A Dialogando con Latinoamérica a Radio Roma Futura.it. Era la música de la Argentina, era el mítico Charly García, el brano de Quique Guzmán, Popotitos. Ahora sí, chenandiamos al aeropuerto de Ezeiza a prender el aéreo. ¡Dai! Aquí en la capital es tan difícil pedirle una consulta. Nadie lo puede lograr. Lo que aspira se mueve la silla. Te quiero ver bailar. Tu pelo mojado, mi piano afinado. Solo una noche más. Tu solo te quedarás. No abandonarás la ciudad. Oh, 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 oh. Solo una noche más. Siamo arrivati a Asunción, Paraguay. A Asunción sono le 18:15, fa 15 gradi e il cielo è coperto. Mentre che a Roma sono le 23:15, fa 25 gradi e il cielo è limpido.